vegano. Sto per mollare. Diventerò vegetariano per 22 giorni. Io amo follemente la carne ed è proprio per questo che ho deciso di mettere alla prova me stesso. Prima cosa da fare, pesarsi. Dopodiché ho chiamato Sespo, che è vegetariano, per farmi consigliare i prodotti da acquistare. Beyond Meat. Beyond Meat. Beyond è scritto come bionda. No, Beyond Meat, vabbè, vai a vedere. Prendi tutto di quelli che sono deliziosi. Non prendere l'appettato, difficile trovare buono. Appena torno a Milano ti offro una cena e la cenazzo io, vabbè. Andata. Siamo al supermercato, direi che possiamo iniziare a prendere un po' di frutta, un po' di verdura e poi andiamo nel reparto veggie. È stranissimo, raga. Abbiamo trovato il reparto veggie. Ora vediamo se troviamo quello che ci ha detto Sespo. Alcuni cibi sembrano letteralmente fatti con la carne. Le cose vegetariane costano davvero tantissimo. Una cotoletta 4,39 euro. Primo pranzo, faremo praticamente una piadina con gli straccetti di soia grigliati e avocado. Ti dirò, hanno un bel colore. Eccolo. Sembrano buoni. Posso dire che sei veramente cattiva? Capisco, magari dopo qualche giorno, ma già subito il primo pranzo mi fai rosicare così. È arrivato il momento di provare per la prima volta una piadina vegetariana. Aspetta, posso assaggiarne uno? Com'è? Ma so che sono buoni. No, però un altro. Vabbè, io devo mangiare, no? Buono. Sembra di mangiare davvero il pollo. Beh, non esageriamo, eh. Questa è una pizza alle verdure. Hai potuto benissimo mangiare una margherita. Adesso che ci penso. Proviamo cose nuove. Non la rimangerei. Ma non è male. Barbuto ai fornelli. Ho l'aria davvero di due hamburger normalissimi. Poi ho questa insalatina verde. È buono? È buonissimo. Sembra un hamburger piccolo. Ma che? Abbiamo ordinato da Burger King. Ho preso un panino vegetariano. Sembra un panino normalissimo. Fa schifo. Questa si sente che non è carne. Quanto vorrei un bel Grand Crispy McBacon. Non è buona come una cotoletta, vero? Puzza un pochino, quindi userò questo metodo. Un profumo. Stasera per cena la mia baby sta cucinando pasta col pistacchio. In questi giorni stiamo praticamente mangiando sempre cose diverse. Lei continua a mangiare la carne, io sto mangiando le mie robe. Stasera finalmente mangiamo uguali. Guardate che piattino che mi ha preparato la Mati. E guardate che vista. Amazing. Quarto giorno, pranzo, crocchette di patate, panzerottini, pomodoro e mozzarella. Cena con burger di soia e insalata. Sa di kebab. Con l'aggiunta pure di un po' di piccante. Quinto giorno, mi sta crescendo la barba. Oggi sto mangiando dei ravioli al radicchio e fanno davvero cagare. Mi mancano davvero tanto i tortellini al prosciutto crudo. Sto per mollare. Non sto soffrendo tantissimo. Proprio nel momento in cui stavo per mollare, ho voluto informarmi su quali fossero i vantaggi che ti potesse dare mangiare vegetariano. E sono ancora più motivato a continuare questa sfida. Anche perché è una sfida che volevo fare da tempo. Soprattutto perché si pensa che sia complesso, ma in realtà basta informarsi un attimo per scoprire che non è così. Questa cosa non riguarda solo mangiare vegetariano. Se ci pensate, si può applicare in qualsiasi ambito. Un esempio che mi viene in mente è quello delle criptovalute. Si pensa sia troppo difficile da capire che ci vogliono tanti soldi per iniziare. Cosa sbagliatissima. Questo perché ad oggi ci sono tantissime aziende che ti permettono di imparare da zero e in modo gratuito, senza corsi da 400 euro stile guru. In Italia infatti c'è una realtà che sta facendo la differenza, educando e sensibilizzando chiunque si voglia avvicinare al mondo delle criptovalute. E sto parlando di Young Platform, tramite il quale è possibile acquistare la prima propria criptovaluta, in modo semplicissimo. Inoltre garantisce la totale sicurezza e trasparenza nella gestione dei propri fondi. Il cuore pulsante di questa community però è Young Platform Step, l'app che ti consente di svolgere diverse attività educative tramite articoli e approfondimenti e completando alcuni giochi come dei quiz. Potrete anche guadagnare tramite questa attività la vostra prima criptovaluta, anche solo camminando. Se vi registrate su Young Platform tramite il link che vi metto in descrizione e fate il vostro primo deposito di 50 euro, Young Platform vi regalerà fino a 25 euro bonus. Sempre in descrizione trovate anche il link di Young Platform Step. Mi raccomando, mettetevi alla prova, scoprite mondi nuovi come sto facendo io, sia con il vegetariano che con le criptovalute. Ed educatevi. Pizza super vegetariana. Eccolo. Anche lei margherita. Ok, io buona per voi. Guarda, anche lo sto facendo. Stai salvando il pianeta, sei un eroe. Grazie. Buongiorno amici, oggi è l'ottavo giorno, quindi è ufficialmente passata una settimana ed è arrivato il momento di pesarsi e vedere se ho perso qualcosa. Ho perso quasi un chiletto. Proprio il giorno dopo aver avuto la soddisfazione di aver perso un po' di peso, succede l'inaspettato. Sto male. Vero che stai mangiando vegetariano da giorni e ti fa solo star male? Cioè, smettila di mangiare vegetariano se devi star così, scusa. Cioè, dai, che schifo. Amore. E non è che se molli dopo 8 giorni succede qualcosa. Alla fine ci hai provato, ti fa male, è buona. Grandi i tuoi follower.
Probabilmente questo è causato dal fatto che ho cambiato alimentazione da un giorno all'altro. Prima mangiavo praticamente carne tutti i giorni, adesso l'ho eliminata di botto. Però non voglio mollare, voglio continuare a vedere cosa succede in questi 22 giorni. Già il giorno dopo mi sono sentito meglio, quindi ho continuato la nostra sfida. La Mati anche non ha smesso di mangiarmi carne e pesce davanti. Io sono da Kebab House di Gianluca Vacchi. Eccolo. Proverò per la prima volta il kebab vegetariano. La scatola sembra stragrande. Nuggets vegani. Devo dire che è molto buono. Non sembra per niente un nuggets. No. Quando ormai ero sicuro di arrivare alla fine di questi 22 giorni, si presenta la sfida più difficile di questa avventura, la grigliata. Pensi che sia una costina? Pensi che sia una costina? Non si molla, mi metto a grigliare anch'io. Ecco i miei hamburger vegetariani. Mentre lo assaporavo, il lato oscuro mi chiamava. Mancano ormai pochissimi giorni alla fine di questa avventura e stasera mi sono preso tutti i panini vegetariani. Giuro che stasera ho sofferto tanto perché c'erano tutti i panini con speck, salsiccia, tutte cose buone, la carne. A due giorni dalla fine. Questo è semplicemente l'antipasto, il focaccia con del guacamole. Okay. Tutto quello che mangerai oggi sarà vegano e non vegetariano. Ok. Mettilo di più, dai, che è quello, così poco. Metti che non mi piace. Ti piace, fidati. Bravo, vai. Il morso. Come ti fa schifo? Ah, buono. Ok, è dico impossibile. Da quanto tempo è che non mangi carne, te? Quasi 3 anni. Non ti viene mai voglia di mangiare carne? No. Cioè, mai? No. Neanche il primo, i primi tempi, così? No. No, i primi tempi... No, perché a me non è mai piaciuta la carne. Ah, allora grazie a cazzo. Cioè, l'hamburger sì, ci sono scelte vegetali che a me piacciono, anzi mi piacciono anche di più. L'unica cosa magari è il sushi, che ok, mi manca, il pesce. Allora, qua abbiamo le polpette. Questo sembra molto, molto delizioso. Eh sì, è una pinza. Che? Sono più buone delle polpette normali queste. Buona? Gli vedi gli occhi, secondo me mi stanno luccicando. Ah sì? No? Sì, è buonissimo. Se siete un po' diffidenti, almeno una volta provate, fidatevi. Il barbuto è sempre piaciuto, non rimarrete delusi. Siamo venuti in centro a fare un aperitivo. Hanno portato stuzzichini tutto col prosciutto. Non hanno chiesto nulla, io a tutti gli effetti in questo momento sono vegetariano e quindi non posso mangiare nulla. Mi dispiace per tutti i vegetariani che provano questo ogni aperitivo probabilmente che fanno. Questa è l'ultima cena da vegetariano. È incredibile che io sia arrivato fino a questo punto. E quindi siamo venuti in un posto super colorato e super vegetariano. Anche Matilde ha deciso di mangiare vegetariano. Questi 22 giorni mi ha fatto la testa così, perché ogni giorno lei mangiava la carne. Ora assaggia e dimmi com'è. Sembri me il primo giorno. Com'è? Non sa niente. Non so che hamburger mangi tu, ma questo non è buono. Devo dire che questa ultima cena sarà buonissima. È davvero buono. Oggi è il 23° giorno e sono proprio qui dove è iniziata la sfida. Sono riuscito a portarla a termine 22 giorni da vegetariano. Assurdo, non avrei mai pensato di farcela perché, come vi ho detto, io mangio carne quasi tutti i giorni. È stata davvero dura. Mi ha fatto un sacco piacere condividerla con voi. Ad oggi sono più magro. Infatti tra poco andrò a pesarmi e vediamo quanto ho perso. Ho tagliato i capelli e sono davvero soddisfatto. Mo andiamo a vedere la bilancia e quanto ho perso. Allora, vediamo un po'. Wow, non ci credo. Raga, pesavo quasi 87 kg, era davvero tanto. E ora ne peso praticamente 83. Era da una vita che non dimagrivo, sono stracontento. E concludo dicendo che sono stato davvero motivato a fare questa sfida, quindi ne voglio altre. Commentate qualcosa da fare in 22 giorni.